Eccolo qui il seppellimento di Santa Lucia, il più grande, forse più drammatico quadro di Caravaggio, un'opera imponente, un olio su tela di 3 metri per 4 circa, realizzato nel 1608. E intorno a questo dipinto che è stata costruita la mostra Caravaggio il Contemporaneo, nella quale il genio di Caravaggio viene messo in dialogo con Burri e con Pasolini. La mostra è stata inaugurata oggi, l'opera resterà in esposizione fino al prossimo 4 di dicembre. Può sembrare strano, può sembrare singolare trovare un'opera seicentesca al centro di una mostra in un museo di arte contemporanea, ma non è così. È un paradosso solo apparente, ha spiegato il presidente del MART, Vittorio Sgarbi. La scommessa è proprio sulla contemporaneità dell'opera e di questa opera in particolare di Caravaggio. Allora, sentiamo le parole di Sgarbi e poi linea allo studio. Quest'opera, il seppellimento di Santa Lucia, racconta il presente, non una vicenda che riguarda la storia della Santa. La storia della Santa c'è, ma quella morta è tutti morti. Quella Santa Lucia è tutta la violenza che si fa sulle donne e sull'umanità, con le guerre, con la prepotenza degli uomini, con la violenza. Quindi due figure di mafiosi, due personaggi terribili, due carnefici stanno seppellendo una donna. In quel momento noi vediamo Pasolini quando fu ucciso, trucidato, stravolto, e le immagini fotografiche della polizia scientifica lo dimostrano, nella notte del 2 novembre quando fu ucciso. Ospitare un'opera d'arte antica è già stato fatto con 25 dipinti di Antonello, quindi questo museo può diventare un museo che fa tutto, e farà infatti per i prossimi mesi Raffaello e Botticelli. Ci sarà una primavera di Botticelli qui dopo l'inverno e l'inferno di Caravaggio.